Buongiorno, eccoci di nuovo qua. Oggi vi do un altro consiglio di manutenzione da effettuare. In questo caso, questa procedura è utile solamente per chi ha degli operatori olodinamici per cancello a battente, e dei bracci sostanzialmente. Non mi piace utilizzare questo termine perché non ha alcun senso tecnico, però. Capisco bene che nel mondo del fai te vengono identificati gli operatori sempre con l'appellativo di braccio e quindi chiamiamoli così. Allora, lo scopo è capire se c'è adesso con questa temperatura esterna una micro perdita di olio. Perché? Perché con il caldo la micro perdita diventerà una perdita molto abbondante, quindi se noi la anticipiamo, insomma, riusciamo a fare una riparazione. Prima che si possa creare qualche altro danno perché magari il braccio si è svuotato d'olio. Quindi prendiamo un foglio di carta assorbente e lo passiamo su tutta la superficie del braccio, sia sopra che sotto, piano piano, senza, diciamo, non dobbiamo sfregare, lo dobbiamo solo passare. Se il foglio di carta assorbente si sporca anche di una sola goccia di olio, significa che c'è una perdita. Allora a quel punto dobbiamo andare a ricercare per fare uscire un pochettino meglio l'olio, perché magari non abbiamo capito bene da dove perde, magari facciamo fare un'apertura e una chiusura in modo tale che così l'olio va sia in pressione e poi si scalda pure e quindi diventa meno denso. E a quel punto, una volta capita, bisogna riparare il braccio, non c'è niente da fare, insomma. Quindi dovete individuare il vostro modello, la vostra marca e se vi fa piacere andare sul nostro sito shop.segema.net, dopo trovate un piccolo filmatino che ho realizzato col cellulare per farvi vedere insomma quanto è semplice la navigazione e anche la ricerca delle guarnizioni, in questo caso per gli operatori BFT, FAC, GPD, in questo caso perché parliamo di oleodinamici, e acquistate il vostro kit di guarnizioni. Se il braccio logicamente ha molti anni, acquistate anche l'olio. Sempre bene farlo, fate la vostra riparazione adesso che avete tempo, in questo modo quest'estate non avrete nessun tipo di problema. Come sempre ti ricordo che se i nostri video ti sono utili, puoi mettere mi piace sotto e iscriverti al nostro canale.